Ciao, oggi per il video del giovedì vorrei fare un lavoro un po' diverso dal solito. Lavoreremo su un'asana che abbiamo già visto, Ardha Matsyendrasana, però non lavoreremo sul dettaglio dell'asana, della singola posizione, ma lavoreremo su come entrare in modo dinamico in questa posizione per inserirla in un vinyasa, in una pratica dinamica. Vi farò vedere due modi differenti. Una prende ispirazione dal Buddha Kon Yoga, mentre l'altra prende ispirazione da Jivamukti Yoga. Cominciamo con il Buddha Kon Yoga. Io vi farò vedere una possibile posizione di partenza, la più comoda, diciamo, alla quale poi si può arrivare durante la sequenza, quando poi decidete di inserire Ardha Matsyendrasana, fate questa posizione di passaggio, che nel caso del Budo con è Virabhadrasana 1, e poi scendete nella posizione. Allora, partiamo da Virabhadrasana 1. Cominciamo a piegare i gomiti, abbassiamo le mani davanti a noi. Quando le mani arrivano all'altezza del torace, cominciamo a ruotare verso sinistra. Il ginocchio destro scende, si appoggia a terra, continuiamo a ruotare, il gomito destro cerca il ginocchio sinistro e ci troviamo in Ardha Matsyendrasana. Per ritornare indietro, usando sempre il ginocchio, ci giriamo e ci riportiamo nel guerriero 1, oppure se vogliamo, girando, possiamo portarci nel guerriero 3, oppure sempre girando possiamo portarci in Virabhadrasana 2. Ok, questo era il primo vinyasa che vi volevo proporre. Il secondo, tratto da Jivamukti Yoga, lo facciamo partire da Abha Mukha Svanasana, dal canapè testa in giù. Solleviamo la gamba, pieghiamo il ginocchio, portiamo il piede avanti, appoggiamo il piede a terra. Da qui cominciamo a spostare il peso avanti, solleviamo la gamba, allunghiamo un pochino cercando di portare il viso verso il ginocchio e poi da qui pieghiamo la gamba, scendiamo, appoggiamo la gamba a terra in modo da portare il ginocchio all'esterno del piede, ruotiamo e ci ritroviamo in Ardha Matsyendrasana. Anche qui, per uscire, ruotiamo, appoggiamo le mani a terra, stendiamo la gamba, allunghiamo ancora e poi ci ritroviamo in Ashva Sanchalasana e proseguiamo con la nostra sequenza. Ricordatevi sempre di scaldarvi prima di provare e di lavorare sugli asana. In questo caso non sono asana particolarmente profondi, che richiedono un impegno particolarmente
pesante per i muscoli del vostro corpo, però in ogni caso qualche saluto al sole prima di cominciare a praticare è l'ideale. E potete inserire, attaccare ai saluti al sole che fate o inserire all'interno dei saluti al sole questo piccolo vinyasa per inserire questa bellissima torsione. Per il video del giovedì è tutto, ci vediamo giovedì prossimo, ciao!